Il mio personaggio si chiama Alessandro Ferraro, è il fratello maggiore di quattro. È un padre di famiglia, è una persona molto affidabile, ha una figlia di 16 anni e un bambino malato di 11, per cui questo già è una cosa che mi rende lontanissimo, non avendo io figli. Lo stimo. Cioè, mi sto per commuovere, questa è l'andropausa, perché io mi sono commosso la scena prima. Io credo che Pietro Sermonti sia esattamente in mezzo tra Alessandro Ferraro, che è esattamente l'esempio di compostezza e di solidità umana, e lo squilibrio psichico più grave che io conosca, che è Stanis La Rochelle. Sono veramente lontani, sono veramente agli antipodi i due personaggi, ed è anche una cosa che mi diverte molto fare. Signori, è arrivato l'arrotino! Cazzate, che ne so, un miliardo, mi stavano per bocciare, ero con un mio amico che stavano per bocciare, e abbiamo pensato bene, con grande acume, grande intelligenza, che l'unico modo per salvarci sarebbe stato quello di dare fuoco ai registri. Per fortuna erano sostanzialmente quattro foglie di edera, perché non siamo riusciti. Ecco, questa spero che la tagliate, questa cosa qui, che è troppo rei. Non ci vedo!